Corre ancora, mancano pochi istanti al verde del semaforo e alla corsa frenetica verso curva 1. Benvenuti a un altro gran premio di Formula 1. Allora, ci siamo. Diamo un'occhiata alla mappa del circuito cittadino di Jeddah. Come potete vedere, vi è un numero di curve impegnative che i piloti dovranno imparare durante le sessioni di prove libere. Come molti circuiti cittadini, questa pista ha il potenziale di punire i piloti poco attenti. Speriamo in una gara tranquilla, senza safety car. E come sempre, qui al mio fianco, nella cabina di commento, c'è un pilota di grande esperienza, Luca Filippi. Dimmi Luca, non sei certo estraneo alla bagarre di curva 1. Come dovresti fare per tenerti fuori dal pericolo quando c'è così tanto movimento attorno a te? Ci sono tre cose a cui bisogna dar conto, Carlo. Posizionamento, controllo e disciplina. Per prima cosa devi riuscire a ritagliarti un po' di spazio con la tua auto e assicurarti che tu abbia il tempo di reagire di conseguenza. Poi devi stare attento agli specchietti ed ascoltare i suoni che ti circondano per capire dove gli altri si trovino. Ed infine, non peccare di avidità. Solo perché vedi un varco non vuol dire che devi sempre lanciarti. Salve a tutti, Franz dal vostro Supercorri. Eccoci qua ragazzi, Gran Premio di Jeddah, si parte. Allora, praticamente che è successo, voglio... Non c'è nel Real Season Start, io non ho capito perché non hanno aggiornato e non hanno messo Jeddah. Mi fa fare direttamente a Abu Dhabi. Allora ho detto, ma la voglio fare lo stesso Jeddah oggi perché è una pista nuova. Voglio far capire a chi guarda il Gran Premio un po' com'è la pista, anche secondo il nostro punto di vista. Ho preso e me la faccio da solo, raga. Quindi, state vedendo il giro di qualifica, molto complicato. Mi ha aiutato tanto il fatto di aver messo il fantasma, perché io sono nelle vesti di Alonso, come potete vedere. Mi ha aiutato perché sono riuscito a seguire un po' più le linee. Avevo fatto le prove libere, un disastro, perché ero terzo ultimo. Poi invece siamo undicesimi a un secondo e otto dalla vetta. Possiamo fare una buona gara. Chiaramente la pista è angusta, velocissima. È difficile sorpassare perché è stretta. È un casino che non finisce più. Quindi raga, come sempre sarà una gara tosta. Però ci proviamo, dai, ci andiamo a divertire. Questo è solo per far vedere il circuito, dato appunto che il Real Season Start non si può fare. Prima di partire, come al solito, iscrivetevi al canale, lasciate un like, seguitemi su tutti i miei social, sul canale Telegram delle offerte, state comprando una marea di roba, grazie, voglio, sul canale ufficiale Supercorris 84 di Telegram, per le news in anteprima e su Fruita. Dai, partiamo! Si parte, Franz! Pista tosta, complicata, stretta, non si può sbagliare! Oh, non parte male Corris! Ah! Sfiora Sainz! Passa super! No! Ah! Si prende con Gasly! E con Ricciardone. Non è macello qua, raga. Non si può sbagliare su sta pista. Tanti punti di RS che ci aiuteranno. Ma tanta attenzione da fare qua. Ho lasciato la traiettoria, raga, perché troppi pochi giri. Non c'è neanche tanta voglia di impararla sta pista, sono sincero. Non vi arrabbiate. Oh, arriva Ricciardo con la sua super McLaren in velocità. Ma Corris nelle panni del mitico Alonso. Cerca di tenere. Ah! Sfioriamo il muretto. Lunghissimo qua Corris, dove ha sbattuto Verstappen ieri. Prende la corda. Gasly si taglia dalla scia, ma Corris la prende lo stesso. Ok, sei nella top 10. Vicino a Corris qua.
Ah, larghissimo. Raga, vedete, sto dietro, ma è difficile tenere la corda. Sono molto disturbato da quelli davanti. Cerca di uscire bene qua, le due Alfa Tauri davanti a Super. Vicino vicino Corris. Vedete, sono tutte curve strane, la pista è stretta, cioè non è un circuito che mi piace, ragazzi, devo dire la verità. Ah già, la miseria, sempre la traiettoria perdo. Oh, arriva Ricciardo. Oh, chiude Corris. Da qui sale il DRS, dai. Davanti in battaglia Verstappen Hamilton. Oh, Corris prende la scia. Possiamo usare il DRS. DRS. Prende la scia Corris. Si butta Super. Si butta. E passa Pierino Gasly. Si riavvicina Yuki Tsunoda. Vicino a Corris. Eccolo qui il DRS. Tsunoda non ce l'ha. Ho frenato molto prima, raga, perché c'ho paura. Oh, largo Tsunoda. Bisogna ricordarsi le curve, nonostante la traiettoria. Alle volte si fa fatica. Dai, questo cazzo di RS. Si avvicina Super. Qua sono un po' in difficoltà, io vi dico la verità. Altra zona di RS, Corris prende Tsunoda forse. Poi però gliela dobbiamo dare noi la zona. Oh! Vicino a Corris. Pure Gasly. Arriva Corris su Tsunoda. Si mette all'esterno. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 3,9 secondi. Largo Corris, largo, cazzarola, largo. Ah, ne stanno Leclerc e Norris qua. Belli lerci. Ma qua però dobbiamo andarle a PA. Non è facile. Madonna santo, quanto è strano a fare ste curve così. Tutte raccordate, tutte strane. Infatti larghi, vai. Minchia, già abbiamo staccato. Che è successo a Tsunoda? Ah, cazzo, toccata. Spero di non aver rotto l'ala. Ve l'ho detto, qua basta una curva fatta a cavolo e toccate. No, sembra che la vettura va bene. Credo che stiamo rimanendo un po' in mezzo, ragazzi. Ed è una pista molto monotona. 1,6 secondi. Dai raga, che forse prendiamo Carlettino Leclerchino. Ci prova Super, Super. Cazzo, stiamo a perdere davanti. E invece dietro recuperano Gasly e Ricciardone. Noi possiamo montare pure le super morbide. Che ci stanno una volta. Ah, un po' largo qua Corris. Vedete, è difficile proprio tenere la... Ah, largo.
Però nella prima parte del circuito siamo iper veloci. Questa bella curva larga ti dà modo di recuperare pure se sbagli. Sfrutta l'ERS Super Corris. Siamo arrivati. Ricciardo si libera di Gasly. Fernandella Alonso Super Corris recupera. Oh, larghissimo qua, errore. Ma male che l'unica parte ho visto la via di fuga. Cazzo, ho perso 3 decimi. Dai raga, dobbiamo recuperare, cazzo. Nessuno fa la sosta, neanche Super. Dai, qua dobbiamo essere aggressivi perché ci riescono bene queste curve a noi. Un po' largo qui Super. Larghissimo qua, raga. Top, è difficilissimo fare queste curve. Recupera tanto Corris in alcuni punti del circuito. Vedete raga, pure in uscita qua certe curve dovete proprio pelare i muri. Non è facile. Distacco dalla vettura davanti è 2,0 secondi. Porco zio, sempre largo vado qua. Niente, ho perso tanto raga. Andiamo ai box, va, facciamo una sosta anticipata. Proviamo a fare l'undercut, raga. 3 secondi, abbiamo perso parecchio. So manco come sono i pit stop qua. Vai raga, tutti ai box. Andiamoci a provare. No, ma Cristoforo Colombo, l'alettone anteriore. Ma dai, cazzo, ma se andava bene la macchina. Coglioni. Ma sì, ma cazzo recuperiamo 6 secondi. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Raga, niente, adesso dobbiamo spingere come degli assatanati. Cadra, c'è pure il traffico qua, porca vacca. Alcune informazioni su Raikkonen. La sua vettura ha un problema ed è costretto a rallentare. Esce forte Corris, dai. Vedete gli imprevisti. Io potevo anche rifarla la gara e togliermi il problema di cambiare l'ala. Però raga, voglio farvi capire cosa può succedere realmente in gara. Oh, non mi sono giocato il jolly. Muretto proprio iper vicino. Arriva super vicino a Schumi. Sta pure Mazepin. Schumi box, Mazepin no. Cacchio, adesso devo passare. Ci prova Corris qua in rettilineo. Oh, lunghissimo.
per prendere Mazepin. Ecco Tsunoda. Forse stiamo ancora a lottare per i punti. E dai la tiva, vattene dalle balle. Tutto all'esterno Corris, con la Latifi che ci sta bloccando volutamente. E cazzo ha parato l'Alfa Tauri, la T. Passa super. Bella mossa, ben fatto. E adesso si avvicina Yuki. Si avvicina Yuki. Possiamo riacciuffare la zona punti, raga. Ah, largo, però vedete, anche la vettura davanti che ti rovina l'aerodinamica. Però DRS di Corris. Qua la scia cede, è molto importante. Esteban è rientrato ai box. Oh, Corris vicino. Lo prende. Lo riprende. Lo riprende Corris, come prima si mette tutto all'esterno. No, lungo Corris. Oh, Pierino Gasly. Addirittura le bianche. Largo Corris, dai. Andiamoci a prendere pure Ricciardone. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Il distacco dalla vettura che ti precede è 1,6 secondi. Vicino Corris a Ricciardo. Sfrutta le gomme più calde Corris. Dai ragazzi, siamo vicini. Lo possiamo prendere. Se percepiamo un po' di scia, lo possiamo acchiappare. Arriva super. 1-3. Ma il rettilineo se ne va, Ricciardo. Dai raga, dobbiamo percepire la scia, Ricciardo, dammi un po' di cazzo di merda di scia. Niente, non riesco a percepire scia da Ricciardo, guarda là. Ma Corris qua, il suo settore questo. Infatti 1-1. Vicino super. Primo settore veloce, pazzesco ragazzi, sono riuscito a tenere le curve in maniera mostruosa. Vicini vicini. Ah, vicino al cordolo qua. Oh! Piccolo contatto col muro. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. Ma Riccia, ma andò vai. Ma il rettilineo, ragazzi, è una furia la McLaren. È una macchina mostruosa il rettilineo. Guardate quanto ci sta da. Però Corris spalanca tutto l'ala. Spalanca l'ERS. Si riavvicina a Ricciardone. Vicino a Corris. Peccato, potevamo prendere Leclerc e quelli davanti. Ma ci stiamo divertendo lo stesso. Vicino a Corris a Ricciardo. Abbiamo provato a attaccare subito, che noi abbiamo le gomme più usurate.
No, perde la traiettoria Corris. Va bene, ci sto. Vicino a Corris qua, raga. Ma Ricciardo c'è una trazione mostruosa. Si aiuta con l'Ars Corris per non perdere contatto con Ricciardone. Ah! Ve l'ho detto, sto punto è incredibile. Corris prende l'Ars, prende il DRS, prende tutto. Vicino. Stanno lottando il settimo posto. Oh! Da un colpetto Corris a Ricciardo, gli fa capire che c'è. E prende la scia questa volta. Si butta all'esterno. Si butta all'esterno, ma la McLaren è velocissima. Si tuffa dentro Corris. Oh, Norris con le bianche addirittura. Non me lo ricordavo, lo so. Oh ragazzi, stiamo a riprendere Landino Norris, non ho capito perché. Problemi per Lando Norris. Largo Corris qua. Ok, il distacco è 2,1 secondi. Ma forse perché sta battagliando con Carletto Leclerc. Corris sta facendo un buon giro. Peccato che abbiamo Ricciardo col DRS. Ah, cazzi, sti cazzi di morì, merda. Vedete qua, mo che sto solo che le riesco a fare le traiettorie. Niente, raga, Ricciardo ci riprova. E Norris si è ripreso. Corris all'esterno a Ricciardo. Oh, insieme, l'ultima curva. E vai, c'è lui il DRS. Pollo Ricciardo che ci lascia il DRS qua. Però nell'ultimo giro non lo possiamo fare perché sennò ci frega la posizione, ripassa super. Ah, larghissimo. Cazzo ragazzi, se non ci sta sta battaglia potevamo prendere pure Norris. Guarda dove stava. Molto in difficoltà il primo settore. Norris perde veramente decimi su decimi. Infatti noi abbiamo stofa. Wow, 1,6. Ma proprio la McLaren che perde. Guardate Ricciardo quanto ha perso. Poi però arriva il secondo settore, molto più veloce. Oh, eccolo lì. No, lungo Corris, errore. No, non ho voluto guadagnare più di tanto, raga. Infatti sempre 1,4, 1,5. Eh no, sto rompicoglioni qua. Un'altra volta. Distacco dall'auto davanti, 1,8 secondi. Si prova a difendere Corris con tutto quello che ha. Ma arriva Ricciardone. Gli dà tutto all'esterno Corris. No! Ma che cazzo fai, Riccio? No, c'ha pure là. No! Ma che sta succedendo, voglio? Guarda là, guarda là. Però siamo arrivati, pazzesco. Finale incredibile. Con Ricciardo che ci distrugge. Ma Corris vivi. Corris Alonso riesce a passare il traguardo. Yes!
Yes! Grandissimissimissimissimi. Dai raga, cacchio, che divertimento però. Vince Max, speriamo essere di buon auspicio. Red Bull ha cercato la vittoria fino in fondo e i suoi... Vai raga, benissimo. Su chi cade la tua scelta? Ovviamente Fernando Alonso. Vi posso dire una cosa, a livello di giri veloci non abbiamo girato male, eravamo molto più veloci di Norris e anche di Leclerc. Poi chiaramente da Perez in poi eravamo più lenti. Oh raga, sono contentissimo, vi appuntamento ai prossimi video, il vostro Supercorse. Ciao aglio.